sono aperte le danze politiche per l'incarico di governatore, vediamo che il sindaco De Luca dando successo. Quindi cedo la parola al nostro consigliere Dario Manfredo e dopo prenderò la parola per introdurvi nel mondo culturale dell'epoca del libro, la fortuna del libro in cultura. Prego. Buonasera a tutti, indegnamente porto i saluti del sindaco, però come ben sapete è impegnato nelle primarie e proprio oggi si trova a Benevento e quindi mi ha chiesto, vista la vicinanza e l'amicizia che ha con l'associazione La Corea e nella persona soprattutto sia della cooperativa di Vittoria, di portare i suoi saluti a nome dell'amministrazione. Devo dire che oggi continua una missione dell'Associazione La Corea, è quella di stimolare e di portare alla luce dei periodi della cultura e della storia che veramente poche persone conoscono. Parlando prima con Vittorio Bernardo, ci è capitato di dire anche qui a tante persone di dire Bernardo Tasso e molte persone non avevano tanti elementi e quindi è questo proprio la missione di La Corea, quello di portare alla luce dei personaggi che hanno avuto un ruolo rilevante di periodi storici poco conosciuti come quello del Rinascimento. Ed è una missione molto importante e speriamo che questo sodalizio possa durare per tanti tanti anni e possa essere la preziosità, la ricercatezza, tutte queste ricerche basate sulla cultura di Adorea possono essere il vanto e il futuro dell'amministrazione. Ho imparato anche io che Bernardo Tasso fu segretario di Ferrante San Severino e fu, ma devo ringraziare loro che mi hanno stimolato e questo è un punto di partenza. Quindi io qui stasera voglio portare i saluti e mi metto anche in pubblico per saperne di più, perché ho grande curiosità. Vi ringrazio tutti e sicuramente sarà molto interessato. Grazie a voi. Passo la parola. Abbiamo Carmelo Burrò che si è sempre occupato di storia salernitana dal suo punto di vista, dico io, perché lui è puntuale, preciso, un po' avulso dal contesto della notorietà, insomma ama gli approfondimenti, ama stare in disparte ed ha sempre una grande valutazione di quello che viene realizzato e portato avanti sul Salerno e sul territorio. L'altra relatrice è Maria Antonietta Del Grosso, che si è sempre occupata della storia moderna, di questo periodo storico che l'ha vista coinvolta in prima persona, sia sui personaggi maschili che su quelli femminili. Tantissime pubblicazioni. Perché? Perché non riesce a fare a meno di una ricerca puntigliosa, continua, tramite i documenti d'archivio. Quindi due relatori straordinari per un argomento bello. Bello perché Bernardo Tasso ha fatto parte della corte principesca di Ferrante San Severino e non soltanto presso la sede napoletana, così famosamente artistica, ma anche di quella di Salerno. Sarebbe bello capire dove tenesse corte Ferrante San Severino, sarebbe molto bello capire la sede principesca di San Severino. E poi che dire più? Bernardo Tasso fu segretario politico di Ferrante e fu molto influenzato da questo principe, onnipresente anche nelle opere letterarie di Bernardo. Lo seguì e lo consigliò fino a rimetterci economicamente, perché anche nella cattiva sorte egli fu legato a San Severino, a Ferrante, e come attuale perché è scritta in volgare. Questo è un altro aspetto degli autori del Cinquecento: non scrivere più in latino, ma come farà poi Galileo Galilei, scrivere in volgare, che significa far circolare il libro presso un numero più alto di lettori. È moderno, è vario e soprattutto crea dilezione, cioè è dilettevole come opera. Ora, Bernardo, non Bernardo
Tasso. Bernardo Altieri ha portato qui un esemplare che fa parte della sua ricca collezione, La Madici di Bernardo Tasso, pubblicata nel 1581 dai fratelli Fabio e Agostino Zuppini di Venezia. Quindi la prima edizione è quella di Gabriele Giudito nel 1560, sempre a Venezia. La seconda edizione è questa del 1582. E poi noi possiamo aggiungere volentieri tutte le altre cose così. Quindi la cultura, la verità, quella che dice San Paolo, la verità ci farà liberi. Ora guardate, che cosa viene discusso, dibattuto in questi circoli? Attenzione, questo è il nostro cruccio sempre. Circoli non solo culturali, ma circoli politici. Loro, cioè, noi siamo in presenza di uomini, perciò hanno molto questo periodo storico, che non solo alle segrete carte o ai veleni o alle congiure pensano, ma anche pensano ad argomenti di estrema importanza. Come questo bene, questa conoscenza deve raggiungere tante persone? Ecco, oggi lo potrebbe fare un programmatore televisivo, no? Dire come io posso far conoscere certe cose, semmai con i documentari o con una telenovela, senza che le persone premono il pulsante, spengano tutto. Allora, come posso far conoscere delle cose? In che modo? C'è stato un lungo dibattito, su cui mi soffermo solo un po', perché se non lo so mi seccate, su come, ha accennato la signora Vittoria, la cultura poteva raggiungere tanta gente. Allora era il periodo del dibattito letterario fra i due posti più grandi teorici dell'epoca in Italia, il Tristino e il Giraldi Cinzia. Questi due uomini di cultura spaventosa, no? Che poi siamo in presenza di uomini di un'erudizione eccezionale. Che adesso ci fanno, forse soltanto Umberto Eco, no? Riesce ad avere oggi, stanno pensando la stessa cosa, a questa grande cultura, che queste erano persone che sapevano di tutto, si intendevano di tutto, e non come tanti nostri, scusate, ce n'è uno presente, insomma, lo mettiamo da parte, tanti nostri politici che purtroppo hanno bisogno del consulente, hanno bisogno ma non sono del consulente. Sono stato molto colpito quando lei è il primo ministro australiano, è stato a Pechino alcuni anni fa, la prima visita di Stato di un Federico Viva a Pechino, in Cina, e ha intrattenuto i suoi ospiti cinesi parlando in perfetto cinese. Tanto è vero che i suoi interlocutori mi hanno detto: ma voi non avete bisogno del traduttore, dell'interprete, no? Voi ho sempre amato il cinese, ho imparato da piano. Dice: ma voi lo parlavo come uno di Pechino. La fortuna, e tutti i giornali cinesi uscivano all'epoca decretando un grande successo per quella visita di Stato, dicendo: è possibile che un australiano parli cinese meglio di un cinese? Vabbè, io ho sentito tedesco parlare in italiano, quando parlavo in latino meglio, molto meglio dell'italiano. Però vedete, è meraviglioso, straordinario come questi uomini riescono a tenere sotto controllo tante situazioni. Vi dicevo, c'è questa enorme. C'è questo grande dibattito letterario tra il Tristino e i suoi seriaci, il Giraldi Cinzia e i suoi seriaci. Il Tristino afferma, porta avanti la tesi secondo cui noi dobbiamo continuare, per il bene della lingua e della cultura, ad essere i seguaci, diciamo, della letteratura classica, di quella che si era riscoperta già da tanti decenni, da qualche secolo e così via, e che deve essere, diciamo, un po' troppo pedissequamente seguita. Esempio, dice Tristino, noi dobbiamo scrivere i grandi poemi, perché questo è anche il periodo in cui vengono scritti i grandi poemi italiani, no? Noi abbiamo ricordato il Boiardo, abbiamo un altro che entrerà spesso nel dibattito fra Torquato Tasso e tutti quelli che hanno contro l'opera di suo padre, che già abbiamo detto che non riuscita, anche se a tante persone del mondo piacque tanto a Manigi. E allora dice Torquato Tasso: ma l'opera di mio padre, per esempio, è maggiore del Morgante, l'altro poema importantissimo,
l'opera di mio padre, lui stesso pensava che la Madici fosse superiore all'Orlando Furioso o l'Ariosto, cosa che poi non è così, lo vedremo molto brevemente tra l'altro. Allora il Cristo dice: noi dobbiamo parlare, scrivere, leggere in endecasillabi, così come facevano i nostri antenati con il poema classico. È vero, Maria Antonietta? Io queste cose prettamente letterarie sono molto più estranee rispetto alla storia. Guardate, aveva ragione sotto certi punti di vista, che noi dovremmo leggere certe cose importanti senza la costrizione della rima, perché per alcuni poi la rima era una costrizione. Allora dicevo, vedete come bella, sciolta, meravigliosa, alta epoca, epica, l'Eneide, che è scritta senza rime, con un eroe che svolge la trama che svolge nel cesta dell'eroe, senza queste costrizioni che ci costringono a scegliere delle parole non libere. D'altra parte il Giraldo di Cinzio, e poi sapete bene, Seneca, Euripide sono i modelli prediletti delle persone che seguivano, specialmente nella tragedia, questa tesi. La tragedia vista in endecasillabi e in località austere, presso molti di principi, con argomenti sempre molto alti. Invece che cosa dice il Giraldo di Cinzio? Dice che noi dobbiamo introdurre vari luoghi in queste nuove composizioni e che dobbiamo anche usare la rima. Guardate, la rima per le sue assonanze fonetiche, no? Per l'udito, può essere accattivante. Voi vi ricordate un'altra cosa? Quando venivamo lette a Firenze, per esempio, le stanze poetiche di moretti canti della Divina Commedia, la gente accorreva. Mi sono scontato con questa realtà. Sapete, quando ho cominciato da ragazzo a interessarmi della storia locale, sono andato nel cinema e mi accorsi che le vecchie che raccontavano, quella vecchia mi fece vedere un sacco di poesie. Attenzione, allora erano quasi tutti analfabeti quando ero piccolo, le vecchie, nei secoli scorsi, quando ero piccolo. Che cosa succedeva? Io ascoltavo molto piacere e mi accorsi che questa donna, più che ottantenne, recitava lunghissimi versi di Tasso e di Ariosto, pur non sapendo le rimorginare. E questa diceva che la rimparata sua nonna, ma lei mia nonna che sapeva così bene. Attenzione, erano anche dalle rime di Tasso, dalle rime, non soltanto, anche dalle rime di Tasso. E sono rimasto veramente colpito e mi sono ricollegato subito al pensiero, alla visione, no, di queste persone che davanti ai culti di esperti delle chiese, così li andavano a sentire questi mostri di cultura, che non erano soltanto San Bernardino quando arrivava nelle città per fare le prediche e portare la pace alla gente, ma erano anche grandi uomini di cultura, ve ne Boccaccio, che leggevano e commentavano addirittura Dante, la gente correva. Dice, ma adesso pure la gente corre per sentire i politici, pure per sentire i cantanti, però c'è una bella differenza, anche se il cantante può essere un uomo di cultura, un letterato o un poeta, e via dicendo. Quindi il nostro Tasso si inserisce prima di tutto in questo ragionamento alto culturale, che vedete non è un ragionamento solo teorico, anche se lo fanno due grandi teorici come il Giraldo e il Cristino, perché è un ragionamento su come si può raggiungere un pubblico sempre più vasto. Quindi a mio avviso è importantissimo questo dibattito che si svolge. E poi voi sapete che attento non solo al pubblico ma anche ai desiderata, i suoi committenti, i suoi protettori, Bernardo muove altri passi. Cioè, prima di tutto, il poema doveva essere
dedicato e intenso per l'uno o per l'altro. La signora giustamente ha detto che Bernardo è andato raminto seguendo la fortuna del Perugia. In realtà è andato raminto anche per una sua convinzione, cioè lui era convinto che quando poi questo si andrà in Francia, il re di Francia, questo grandissimo, bellissimo, importantissimo, cioè visto un po' come ma siamo in corsa su per una vita, secondo te Antonietta l'ha avuta Bernardo Tasso questa fama come letterato, come politico, come esponente di spicco del mondo cortese del Cinquecento? Sentiamo un po' cosa ne pensi di questa super studiosa. Vieni il microfono, Antonietta, vieni. Allora, io se la sala fosse stata piena sarei molto meno emozionata, perché invece parlo con persone a cui voglio molto molto bene e non lo so, è la prima volta, perché di solito io sono abituata a fare conferenze ma con persone che non conosco, invece adesso sono in presenza, parlo con persone a cui veramente voglio molto bene e che ringrazio di essere venuti qua. Devo essere molto sintetica perché Carmelo ha fatto bene a dilungarsi, perché lui ci affascinano i suoi argomenti. Comunque tocca a me adesso essere molto sintetica. Loro, sia Vittoria che Carmelo, hanno detto una cosa importantissima, cioè c'è stato nel Cinquecento una grande, forse la più grande rivoluzione, la scoperta del libro. Questo ha trasformato la civiltà europea e quindi, come diceva giustamente Vittoria, come diceva giustamente Carmelo, ne è venuto fuori poi un secolo fantastico. Il Rinascimento, che è nato e si è diffuso grazie alla stampa. Guardate, nella storiografia sull'età moderna, molti storici considerano la nascita della stampa una rivoluzione. Segue Carlo V, ma non è la prima volta che lui è fedele all'imperatore e lo segue e va in battaglia. E quindi Tasso con Bernardo non deve interrompere questo Amatrici, il quale poi sarà scritto, vedete che cosa strana, sarà scritto, che interessante, sarà scritto in varie città. Cioè sarà scritto perché lui non tornerà più a Sorrento, nella tranquillità di Sorrento, a scrivere la Medici. Lo scriverà in guerra, durante le battaglie, lo scriverà in Francia, perché poi passerà in Francia, e poi lo scrive con gli estensi, come diceva Carmelo, che non se lo fanno scappare, lo scrive a Urbino con i della Rovere, che non se lo fanno scappare. E lo scrive a Mantova e finisce poi insomma nella campagna mantovana la vita del Mantova. Quindi la Medici è stata scritta a più riprese e è stata anche un po' la trama è stata un po' cambiata. Io devo essere velocissima, avevo preparato delle foto ma non credo ce la facciamo. Ecco, questo è il suo primo compito. Bernardo va in Francia, è molto giovane, va in Francia fa una vasceria per i veneziani, per un duca di Venezia. Non il doge, ma un altro aristocratico veneziano. Che cosa capita? Capita con mentre si sposa questa l'avevo fatta
preparare è Renata di Francia, personaggio femminile importantissimo, io che mi diletto anche di personaggi femminili, personaggio importantissimo, umanista, conosceva il latino e il greco, molto sensibile, molto, molto, riceveva molti letterati. Renata di Francia sposa con Estense e quindi deve venire in Italia. Bernardo Tasso, giovane, aveva pubblicato pochissime rime, pochissime poesie, però si era già segnalato, e Renata di Francia lo sceglie e lo porta a Ferrara. Quindi lui viene come prima, diciamo, come primo incarico. Ora, che cosa significa la Francia e Ferrara in questo momento? Significa molta cultura, significa apertura intellettuale anche ai movimenti religiosi. Non ci dimentichiamo che in questo periodo si diffonde Lutero. Quindi molto sensibili, infatti Renata di Francia poi ospiterà Ugonotti. Renata di Francia, forse ho dimenticato di dirvi, era la sorella di Francesco I, quindi personaggio proprio di altissimo profilo. Sceglie Bernardo come segretario e quindi insieme da Parigi tornano e vanno, e quindi questo è il primo incarico di Bernardo. Ferrante Sanseverino capisce tutto. Portate bene, cioè lui non so come facesse, andava, era giovanissimo anche lui, andava, aveva contatti con Venezia, aveva contatti con la Curia Romana, aveva contatti con i medici a Firenze, se lo chiama. E Bernardo, affascinato dal fatto di questo principe napoletano salernitano di Sanseverino, pensate, lascia Renata e va e si mette a disposizione di Ferrante Sanseverino. Qui sono i sonetti che io vi avevo preparato, ma mi dispiace, penso proprio che dobbiamo saltarli. Perché, ecco, questa è una, sono delle fotografie scattate a Teggiano, perché a Teggiano c'è questa tradizione di fare una festa in onore di Sanseverino e una festa nei costumi. Allora io avevo, dovevano essere le fotografie per ambientare un po' anche a livello di costumi. La situazione, ecco, questa era la moda rinascimentale, insomma, ma comunque, ecco qua, la cosa che mi preme di più, questo è Carlo V, allora, qual è il problema politico? Il problema politico è lo scontro frontale tra Carlo V e Ferrara. Carlo V e il Toledo, cioè che cosa significa? Perciò dicevo di il problema politico. Il problema politico rinascimentale vedeva il princeps, cioè il re, come un personaggio con il quale doveva avere molte virtù, doveva essere amante della giustizia. Non so chi di voi, anche le reminiscenze scolastiche, sa che Aristotele ha scritto l'Etica Nicomachea. L'Etica Nicomachea, Nicomaco, è come dire, il punto di vista politico di Aristotele. Bene, l'Etica Nicomachea a Salerno si leggeva facilmente tramite il MIFO, tramite la scuola medica, ma si leggeva nella traduzione originale, ecco, guardate bene, non c'è più Averroè, non c'è più la traduzione araba, che a cui noi dobbiamo tantissimo, ma che avevano delle venature particolari o troppo spiritualistiche,
E se ne vedono i frutti ancora, un eccessivo spirituale, oppure il contrario. Qui siamo proprio all'etica aristotelica pura, dove appunto il principe che cosa fa? Giustizia, magnanimità, misericordia. Un nome che comincia a ricorrere nel Rinascimento e che poi sarà famoso nella storia del diritto italiano, l'equitas. È una parola difficile da tradurre in italiano, l'equitas, cioè l'equità, ma non significa niente in italiano. L'equitas è il principe che al di là del rigore della legge, perché va al di là della legge l'equitas, è giusto ma perché comprende i bisogni del popolo, perché affianca al popolo. Ecco, questo problema della visione politica fa sì che Ferrante immagini che Carlo V abbia l'equitas, che sia generoso, che sia un primus inter pares. Purtroppo non era così, perché Carlo V aveva un impero dove il sole non tramontava mai, però Ferrante è rinascimentale. Ma dite voi, è stupido che non se ne è accorto. Non è vero. Non è vero, perché la cultura rinascimentale era quella. E lui era convinta che il grande princeps, anche l'imperatore, dovesse sottostare a queste regole che nella cultura dell'epoca, nella cultura rinascimentale, erano la visione politica per eccellenza, era questa qui. E quindi ecco che, mentre Carlo V voleva chiaramente che l'aristocrazia avesse molto, ma molto, meno poteri di quanto ne avesse allora a Napoli l'aristocrazia. Inoltre, l'equitas significa anche che il princeps deve rispettare le tradizioni locali, lo ius naturalis. Qui c'è un avvocato che speriamo che di non ma di essere chiara per tutti, cioè il diritto naturale, che è uno dei valori della civiltà greca. Cioè il diritto naturale, cioè tu princeps devi rispettare le istituzioni, le tradizioni locali, per cui che cosa ne veniva fuori?